E questa sera al Mondo, la nostra mitica rivista mensile incontra un protagonista del mondo dello sport, del mondo del calcio in particolare. Ve lo presento subito, Alessandro Mazzarello. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie all'invito, è un piacere essere qua con voi. Grazie per essere con noi. Fondatore, ideatore di un nuovo approccio al mondo del calcio, della formazione, soprattutto una vera e propria academy che si è affermata qualche anno fa e che sta crescendo in maniera esponenziale. Sì, diciamo che nel 2021 ebbi questa idea, non ci credette quasi nessuno tranne me, anzi qualcuno mi invitò ad esistere, ma io quando sono nato in direzione ostinata e contraria, quindi quando mi dicono di fare una cosa faccio esattamente l'opposto. Tutto è nato a Genova. Nato a Genova, avevo già iniziato un percorso di formazione con degli incontri online, come sempre. Sulle difficoltà fa nascere opportunità, quindi la pandemia devo dirgli grazie perché fondamentalmente mi ha permesso di fare un esperimento, provare a fare degli incontri online, ottenere migliaia di visualizzazioni, capire che potevo avere un seguito, dire ma capire che in Italia c'è uno spazio vuoto, che il calcio manca i due elementi fondamentali, lo studio e la cultura. Sono i due principali elementi che danno origine a ogni tipo di problema. E da questo ho pensato che mancasse una scuola di metodologia di formazione costante, che andasse anche un po' oltre il calcio. Perché fare sport, adesso non riguarda solo il calcio, ma lo sport in generale, non è soltanto occuparsi della disciplina, ma è capire come funziona l'apprendimento. Poi di mestiere faccio insegnante, quindi capire come funziona l'apprendimento, capire come quindi funziona il cervello, capire che l'emotività e le emozioni sono un veicolo per l'apprendimento. E capire che l'ambiente che ci circonda influenza inevitabilmente l'apprendimento stesso. E quindi ho creato la prima scuola di metodologia in Italia. Essendo che non sono un ex professionista, non ho un nome conosciuto, per tanti era impossibile riuscirci. A distanza di 3 anni posso dire tranquillamente oggi di essere un punto di riferimento senza falsa modestia e ipocrisia che non mi appartenga. Abbiamo detto, Mazzarello, che è la prima in Italia, ma diciamo si è ispirato a un modello americano, forse un No, modello diciamo straniero che dello sport, all'estero, ecco, perché poi il ecco, calcio. all'estero c'è una maggiore sensibilità. Nelle singole società esiste un po' un'unica voce, un unico filo di pensiero che, tra virgolette, impone agli allenatori appartenenti a quella società di seguire un modello, di stare dentro dei binari, possiamo dire così. In Italia siamo tutti un po' cani sciolti, cioè anche le grandi realtà non hanno proprio una scuola all'interno. E questo secondo me è uno dei grossi limiti. Ma perché? Perché poi pe l'italiano pecca un po' di presunzione, no? Con la storia dei 4 mondiali vinti nascondiamo sempre la polvere sotto il tappeto. 4 mondiali nel 22 in epoca fascista, vinceva la Germania, vinceva l'Italia, non c'è un'alternativa. Quindi forse sarebbe ora ripensare che sono 2 mondiali vinti, non 4. Effettivi, diciamo. In quell'epoca lì penso che potessero vincere solo loro due, no? Se la storia è un'opinione. E quindi anche la scuola di Coverciano, settore tecnico, la scuola ufficiale, quella che dà, diciamo, le abilitazioni, secondo me è un po' vetusta, un po' sorpassata. È un'opinione personale, me ne assumo la responsabilità. Tutto è nato comunque da una passione per il calcio, ovviamente, Sì, quindi una da passione per il calcio, da un ex giocatore giocatore, ecco, dilettante, che sì. tutta la vita ha fatto quello, quando ho smesso di giocare, ho iniziato a allenare le giovanili, ho capito che mi piaceva molto. Venivo insomma già con un senso del gioco molto sviluppato, poi incontrando, come dico sempre, devo dire grazie a due persone, fondamentalmente Francesco D'Arrigo, che è colui che mi ha fatto il corso UEFA e che poi mi chiese di collaborare alla creazione del suo gruppo di allenatori ispiratori, e poi conobbi Filippo Galli, che mi cambiò molte visioni. Lui che veniva da gestire il settore giovanile del Milan con risultati incredibili, ecco, il Milan all'epoca aveva un'unica voce di pensiero. E quindi cominciai a capire, ma perché? E funzionava, perché fece delle cose che poi non fece nessun altro club. E allora cominciai a capire, a entrare in contatto con allenatori di altre nazioni, a cui chiesi umilmente di poter imparare, poter studiare, poter copiare, perché poi non è un reato copiare i più bravi, è segno di umiltà, è segno di intelligenza. Ecco. L'italiano pecca di presunzione, pensa sempre di essere più bravo e non dover imparare niente, ma. Invece forse il mondo va avanti, no? Io in uno dei corsi comincio con una foto di una spiaggia, di un deserto,
è una torre shell, e chiesi ai corsisti cosa fosse, non mi seppero rispondere, quella era Dubai. E col si è sempre fatto così, Dubai non esisterebbe, non sarebbe ancora la torre shell in mezzo al deserto. Finiva lì. Di cambiare un po' l'approccio, di mentalità. Dobbiamo cambiare l'approccio. Ecco, questi corsi si rivolgono a chi gioca o che allena? A chi allena, assolutamente, a chi allena e a chi ha voglia di non vedere la licenza UEFA, che sia C, B, D, quello che è, come un punto di arrivo, come nel 99,99% dei casi, ma come un punto di partenza, perché lì inizia, dovrebbe aprirsi un file nel cervello che ti dice adesso devi imparare un mondo di cose. E probabilmente il mondo, utilizzando anche il nome della vostra rivista, la vostra rubrica, è un mondo probabilmente che non scoprirete mai tutto, perché è talmente vasto che imparare tutto è pressoché impossibile. Ecco, tanto stiamo vedendo scorrere un po' questo è il primo corso che feci, quello che mi dissero che non ce l'avrei fatta. Insomma, è andata un po' diversamente. Un po' diversamente, sì. Eccolo qua, l'Orient Express, un treno, quindi che parte, che va verso una destinazione che oggi di fatto, insomma, come dire, il bello deve ancora venire. Assolutamente, dico sempre come da imparare, quello che ho studiato è un milionesimo di quello che dovrò imparare, anche quello che è stato fatto è un milionesimo di quello che dovrò fare, e l'asticella l'alzano i corsisti, perché quando loro mi mandano dei messaggi, che a volte ho anche pubblicato sui social, che sono commoventi quasi, mia mamma un messaggio così bello non me l'ha mai mandato, questo però è fonte di grossa pressione, mi spinge a dire allora devo dare sempre di più, perché se è così alta la riconoscenza nei miei confronti, devo essere molto, molto più bravo nei loro. Deve essere reciproca la cosa. Sì, però credo che la grossa responsabilità sia mia, perché se voglio continuare a creare e tenere alta questa emotività e questa emozione che loro hanno nell'approcciarsi a ciò che io propongo, devo dare un prodotto sempre più unico, sempre più ricercato, sempre più esclusivo. Fino a che livello si rivolgono a questa Academy? Allora, è una cosa bella, perché poi abbiamo una chat interna che tutti i giorni comunica tra loro, dove io cerco sempre adesso di apparire di meno, e c'è chi allena l'oratorio Stoccasa e chi allena i professionisti di altissimo livello. Quindi abbiamo allenatori che allenano le squadre più importanti a livello giovanile in Italia e allenatori che lo fanno meramente quasi come amatori, che allenano la piccola realtà del palazzo. Chiaramente sono corsi, diciamo, diversi. No, i corsi sono uguali, perché l'approccio è lo stesso. Poi ovviamente, ecco, come dico sempre, uno deve contestualizzarlo. Okay. Io suggerisco un'idea, poi tu questa idea devi adattarla al contesto a cui ti rivolgi, perché allenare la Roma Under 17 o la Fiorentina Under 17 non è allenare la squadra del palazzo di Via Leopardi, ecco. È diverso, esatto. L'involucro è lo stesso, poi tu devi essere bravo. Dico sempre che io definisco allenatore un artigiano alchimista, perché devo unire un po' l'artigianalità del suo laboratorio, quindi di adattare e contestualizzare le proposte, a essere un po' anche un alchimista, perché deve metterci quel quid di scienza, quel quid di anche di magia, se vogliamo. Perché poi devi essere un po' mago, per avere un po' istrionico, anche un po'. Devi essere un po' leader di quello che fai. No? Come arrivano all'Academy gli iscritti? Arrivano grazie ai social, fondamentalmente, e grazie al passaparola, perché onestamente adesso tanti allenatori hanno portato loro colleghi all'interno. Ecco, l'ultimo ieri che arriva da Vicenza, allenava al Cittadella. E sono sempre corsi online o sono anche in presenza? Sono online, in presenza faccio delle serate o dei clinic, che sono, clinic vuol dire aula, campo prima e aula dopo. Quando vengo invitato dalla società, ne farò uno il 30 di agosto a Venturina Terme. E la società Venturina ha organizzato, mi ha chiesto di essere io il relatore, quindi farò aula e campo. Però sono online perché gli allenatori sono sparsi non solo in Italia, ma Svizzera, paesi scandinavi, Stati Uniti, Venezuela, quindi sarebbe impossibile convogliarli tutti allo stesso tavolo, purtroppo. Dico. E sono in italiano, sono anche in inglese? Sono in italiano, adesso nei progetti che c'è è anche quello di fare dei corsi in inglese. Ho fatto due interventi in una società americana, ma che mi ha chiesto di partecipare, diciamo, esclusivamente per loro, però secondo me la via futura è
avere corsi in inglese e magari anche in spagnolo, perché sono le due lingue principali del mondo. Se vuoi rivolgerti a una certa nicchia di allenatori non italiani, non puoi parlare in italiano. In questi corsi si insegna un approccio, una mentalità o anche, diciamo, proprio praticamente come fare l'allenatore? Si passa dalla teoria alla pratica, perché utilizzando un'espressione di Filippo Galli che mi insegnò qualche tempo fa, la teoria poi va messa a terra, perché altrimenti rimane teoria e sul campo non ci può essere teoria, ma ci vuole pratica. Però per arrivare alla pratica bisogna avere una forte conoscenza teorica e non solo del calcio. Parlavamo prima dei tre pilastri che fanno parte la metodologia si fonda su un metodo, al greco metaodos, e quindi una via per arrivare. E queste neuroscienze sono i tre pilastri, sono le neuroscienze, ossia come il cervello funziona sull'apprendimento, l'emotività, l'apprendimento emotivo, cioè utilizzare le emozioni per arrivare a trasmettere una nozione, un sapere, e l'approccio ecologico, cioè capire che l'ambiente condiziona molto fortemente l'apprendimento stesso, perché se nasco in un determinato quartiere rispetto ad un altro, o in una città rispetto a un'altra, una nazione rispetto a un'altra, mi influenzerà parecchio il mio modo di apprendere, volente o nolente. Certo. Il risultato della nazionale italiana ha un motivo, cioè un perché è andata come è andata? Questa è la domanda delle domande. Io credo che i problemi della nazionale italiana siano dovuti al fatto che in Italia, appunto, noi vogliamo imitare qualcosa ma senza studiare il perché di quel qualcosa. A proposito di allenatori, la responsabilità è di Spalletti o c'è dell'altro? Penso che i problemi sono molto più radicati. Spalletti è sicuramente un ottimo allenatore. La squadra italiana non credo che fosse più scarsa delle squadre con cui ha fatto fatica. La stessa Svizzera ha dei giocatori che in giocatore nazionale italiana nessuno farebbe panchina nella Svizzera. È una fantasia quella. Hanno un'idea. La Svizzera ha abbracciato, parlavamo di metodologia, la Svizzera tanti anni fa ha abbracciato una metodologia, si chiama Fil Rouge, ci ha creduto, la sviluppa non solo all'interno del... In cosa consiste? È una metodologia che si basa, diciamo, lavorare sulla realtà del gioco, anche se in un modo diverso da come la intendo io. C'è una persona, mi sembra, se non sbaglio, si chiama Giussani, che ha creato questo metodo. Non vorrei sbagliarmi sul nome, nel caso me ne scuso. Sì. E la federazione ha abbracciato questo metodo, ma anche le società di club hanno abbracciato questo metodo. Quindi i giocatori, quando vanno dai club alle nazionali, parlano la stessa lingua. E quindi tutto diventa più un po' come la nazione spagnola, no? Johan Cruyff cambiò radicalmente il modo di pensare, di approcciare la metodologia in Spagna, grazie poi anche a Horst Wayne e successivamente dopo a Paco Serrullo. Però tutti poi hanno iniziato a fare così. Allora, se tutti fanno così, quando io vengo con te, che prima allenava un altro, non trovo le differenze nella persona che mi espone la cosa, nella parte psicologica, nella parte emotiva, ma nella parte concettuale so di cosa stai parlando. Invece noi, ognuno parla la sua lingua, e quindi quando in quei pochi giorni che lavori su una nazionale non hai tempo a dare un'identità. La Svizzera, che sono giocatori, ripeto, inferiori a quelli italiani, e ne sono certo di questo, aveva un'identità. Montella, l'esempio di Montella invece? Montella è un buonissimo allenatore. Si è rimesso in gioco, ecco, a proposito in gioco di in rimettersi Turchia. In gioco. Credo che abbia pagato un prezzo forse un po' troppo alto in Italia. È un allenatore poco capito, perché di quelli che amano il gioco, un po' come l'esponente massimo è Roberto De Zerbi. Diventano poi quasi degli antagonisti, no? In questa nazione, perché se tu vai un po' contro il modus pensandi, che poi non è pensandi, perché è il modus non pensandi che c'è in Italia, diventi un antagonista. Qual è il contrario di questo, chiamiamolo, giochismo? Giocare all'italiana, speculativo, stare attendista, sperare di non prenderla e poi andare a farlo. Però io dico sempre ai miei corsi, no? Che nel 1870, quando in una taverna inglese fu creato il gioco del calcio e fu scritto il regolamento, ad oggi ancora quello, la regola 10 del gioco del calcio, tradotta in italiano, ci dice: vince chi fa un gol in più dell'avversario, non dice chi ne prende uno di meno. È sottile la cosa, ma diventa poi diametralmente opposta alla visione.
io gioco per farne uno in più, non per attendere e vedere di prendere uno di meno. Certo. Invece da noi vige più, prima non lo prendo, poi semmai lo faccio. E di fatto questo si è un po' affermato poi nel calcio italiano. Sì, si è affermato nel calcio italiano. Mancini ha provato a fare qualcosa di completamente diverso con la nazionale. Direi che ci è anche riuscito, al di là della vittoria europea, ma prima inanellato, non so, una quarantina di partite senza sconfitta, penso sia ancora oggi la striscia più lunga nella storia del calcio. L'ha fatto con giocatori non di primissima fascia, perché già all'epoca nessuno, tranne Chiellini e Bonucci e Donnarumma, che era emergente, ma nessuno era un top player dei top club europei, che purtroppo oggi non sono più italiani, perché il calcio italiano, il campionato italiano ormai è in discesa libera, no? come valori assoluti che esprime. Basta vedere quanto è guardato all'estero. Vendere i diritti a certe cifre ormai è impossibile, quindi questo vuol dire che non c'è mercato. C'è meno mercato, perché è un campionato che non è più stellare, al di là del fatto che il calcio in generale è sceso di livello anche nella Premier League. Insomma, i grandissimi campioni, una volta i grandissimi campioni, quando io ero bambino, ero anche nelle piccole squadre, no? L'Udinese si permetteva Zico, è fantasia oggi, no? Oggi i piccoli club, quei grandissimi campioni assoluti non ci sono più, sono pochissimi i grandi campioni. Lei forma anche molti allenatori che lavorano con i giovani. Principalmente lavorano con i giovani. Ci dovrebbe essere più spazio per i giovani in Italia? Ci dovrebbe essere più spazio per i giovani? Io credo di sì, perché i nazionali giovanili dimostrano ormai da qualche anno di fare bene. La nazionale del 17 è campione europea, la nazionale del 19 ha perso in semifinale con la Spagna, che poi si è laureata campione d'Europa anche nell'under 19, nell'under 20 è arrivata alla finale mondiale, persa con l'Uruguay. Quindi vuol dire che sono giovani che a livello mondiale sono tra i più forti, però poi la maggior parte di loro spariscono proprio, che non giocano, spariscono. Smettono di giocare o vanno in categorie semidilettantistiche a cavallo tra professionismo e dilettantismo. Ma come, se erano tra i più forti del mondo d'Europa, come hanno fatto a non finire, a finire in quelle categorie o non arrivare? Forse ci sono altri giochi dietro, no? Io anni che lo sostengo che la Serie A è invasa di giocatori stranieri, sono il 70% rispetto al totale, il 95% di questi sono mediocri. Però grazie al decreto crescita, che fortunatamente hanno abolito, era conveniente per uno straniero. E forse grazie anche a qualche gioco di commissioni sui conti offshore, che sugli italiani non puoi fare, viene comodo prendere lo straniero perché poi sono stati veramente... Cioè io dico sempre ai miei allenatori, se noi abbiamo una grossa responsabilità, facciamoci questa domanda, se non riusciamo a produrre, il calciatore è un prodotto, se non riusciamo a produrre un giocatore di egual livello agli stranieri che popolano la Serie A, tranne quei 5, 6, 7, 10 campioni, sarebbe meglio chiudiamo i settori giovanili. Perché se non riusciamo a produrre la mediocrità, non ha un senso logico investire milioni di euro nelle strade giovanili. Lasciamo stare, vuol dire che allora siamo talmente... Ma non è così. Ovviamente la mia è una provocazione, è un paradosso. E credo che però lo dimostrano che poi insomma tanti ragazzi vanno fuori già da subito. Nell'under 19 di cui parlavo prima, qualcuno gioca già all'estero nelle giovanili. Non fa neanche più le giovanili in Italia. Questo deve far tante domande, però nel calcio come in tutti gli aspetti c'è troppa politica. Le tessere dei partiti sono sempre gli stessi che girano a governare la governance del calcio. La poltrona ce la scambiamo io e lei e un altro, ma siamo sempre noi tre. Oggi tu fai il presidente, io faccio il direttore generale, lui fa l'amministro delegato e poi ci cambiamo la poltrona. Però 40 anni che siamo sempre lì. E questo è il risultato. Però forse non è solo nel calcio, no? Direi che lei che si occupa di economia a livello importante mi potrà dare conferma che il calcio è uno specchio della società italiana, no? È una fettina della torta, ma la torta è sempre la stessa. Quindi qualche sogno si può dire che l'ha realizzato? Un prossimo sogno che vorrebbe realizzare? Il prossimo sogno sarebbe riuscire ad andare via dall'Italia, a avere un'opportunità lavorativa nel mondo del calcio all'estero. In che paese?
qualsiasi. Ho talmente tanto poco amore in questo momento per la mia nazione che chiuderei gli occhi, punterei la bandierina e ovunque andrei, perché sono sicuro che riuscirei a lavorare in maniera differente. Con un po' di amarezza, lo diciamo naturalmente. No, con molta amarezza lo dico, perché in Italia più cresce AMC, più do fastidio a molte persone. È un paradosso, però in Italia mi viene in mente una frase che, se non sbaglio, fu di Indro Montanelli, che l'italiano quando vede passare una bella macchina non si chiede come ha fatto a guadagnare, ma come ha fatto a rubarla. È un delinquente. C'è sempre l'invidia in Italia per ogni cosa, no? Non c'è mai l'ammirazione o il tifare per, c'è sempre il tifare contro. Anche nel calcio questo non mi piace. Da tifoso, tifo per, non tifo contro, a me degli altri cosa me ne frega. Perché se perdono gli altri, il mal comune è mezzo gaudio, dico sempre a mio figlio che hai già 7 anni, ricordi questo Filippo, mal comune mezzo gaudio è il motto di sfigati, è il motto di falliti. Quelli che non riescono ad arrivare, allora dice, non arrivo io, ma se non arrivi neanche tu, non siamo arrivati nessuno dei due, allora va bene così, no, non va bene così. Siamo due falliti lo stesso, non è che siamo in due, in 6 o in 200, falliti rimaniamo. Guardiamo chi ha fatto bene, cerchiamo di capire come ha fatto e magari impariamo qualcosina chi ha fatto. Bene, allora buon viaggio se dovrà. Speriamo, speriamo. All'estero, o magari speriamo che invece si creino le condizioni per poter prosperare. Magari cambierà qualcosa, non in so. Italia, speriamo. Mi sento responsabile nei confronti dei giovani, che bene. Lasciamo una nazione eticamente compromessa. Già, va bene. Grazie Alessandro Mazzarello. Grazie mille, grazie a voi dell'invito, grazie a te. Grazie per essere stato con noi, quindi abbiamo capito quante novità si possano creare nel mondo dello sport e nel mondo del calcio, un mondo che sembrerebbe così ormai asfittico, invece con un pizzico di inventiva si può capovolgere a volte anche il punto di vista. Ritroveremo queste tematiche naturalmente anche sul nostro mondo, sulla nostra rivista, e vi do appuntamento alla settimana prossima. Vi invito a rimanere sintonizzati qui su 410 del Digitale Terrestre. Grazie a tutti voi.